esempio del centro sociale di Marghera che oltre a produrre energia pulita ha attivato anche altri progetti. Al centro sociale Rivolta di Marghera gli occupanti lo hanno chiamato Rivoltaico. Dicono che sia il primo impianto fotovoltaico installato in questo tipo di realtà. 1000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici montati sul tetto della struttura per rifornire di energia elettrica i suoi spazi occupati più di 15 anni fa dai collettivi. È costato circa 200.000 euro. E per questi progetti non becchiamo un euro né dal comune, né dalla provincia, né dalla regione, ma sono tutte attività autosostenute da chi ci crede e sta portando avanti in questi anni. E viviamo in un posto in cui sono ancora tantissimi gli spazi abbandonati, al degrado, le aree a bonificare. Noi crediamo con la nostra esperienza di dare un contributo. Il finanziamento è arrivato dalla Banca Etica. La banca storicamente ha sempre sostenuto il mondo delle energie rinnovabili e soprattutto prima del termine delle tariffe incentivanti che sono terminate a fine agosto c'è stata anche veramente una corsa al fotovoltaico. Un progetto sostenuto dal comune che ha concesso per altri 15 anni l'immobile occupato a suo tempo. Qui vicino c'è un luogo che era come questo, come anni fa, che è un luogo di totale abbandono, ricettacolo di spacciatori sbandati. La differenza sono i percorsi di partecipazione, le lotte per aprire spazi, anche la consapevolezza dell'amministrazione che c'è bisogno di queste forme autogestite che rigenerano la città in punti che altrimenti sarebbero abbandonati. Il centro sociale ha inaugurato anche la nuova palestra popolare, aperta a tutti, mentre in cantiere c'è già il raddoppio degli spazi di accoglienza per i senza tetto della città che d'estate saranno riconvertiti in ostello sociale. Una discarica abusiva.